A Torino oggi anche un'azione teatrale per ricordare che sono solo 75 su oltre 2000 le strade intitolate a donne famose e non c'è neanche una statua che le ricordi, anche se hanno lasciato segni importanti nella storia. Francesca Nacini. Il ruolo di una donna ha il tempo di un fiore, diceva sempre mia mamma. Ma può il suo profumo durare più a lungo? Rose Momasson, che si imbarcò coi Mille, Teresa Noce tra le 21 donne della Costituente, Rita Montagnana, fondatrice dell'Unione Donne Italiane, e Virginia Oldoini, la contessa di Castiglione. Quattro figure femminili dialogano con la statua di Cavour in Piazza Carlina a Torino. Quattro attrici in carne ed ossa, perché di statue queste donne che hanno fatto la storia d'Italia in città non è dedicata neppure una. È una monumentale dimenticanza il fatto che non ci siano nelle nostre città statue e monumenti dedicate alle donne. Il nostro sforzo, insieme a Toponomastica Femminile, che è nostra partner in questa impresa, è quello di far emergere queste statue dall'oblio. Da qui il flash mob, chiamato proprio Monumentale Dimenticanza, che nella settimana dell'8 marzo accende i riflettori sulla povertà della toponomastica al femminile. Sabato dalle 16 sarà ad Asti, lungo Corso Alfieri e in piazza San Secondo, mentre ad Alessandria, dove le statue di donne non mancano, a far discutere il drappo rosa.